Prego. Buonasera a tutti, grazie Presidente per questo invito, grazie per far esprimere anche la nostra opinione. Il nostro contributo è un contributo prettamente legato all'agricoltura, più che all'ambiente. Non a caso io vengo come appartenenza dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e valutazione agronomica adesso, ma centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, prima nutrizione delle piante. Perché vi dico questo? Perché in realtà quello che... Non scorre, come mai? Con il mouse? Eccolo. Perché in realtà per l'aspetto agricolo l'azoto è una grandissima risorsa. Non si può fare agricoltura e non si può coltivare in maniera proficua nessuna cultura senza avere la giusta e calibrata nutrizione. Questa mattina si è parlato tantissimo di azoto, ma di azoto visto in maniera un po' critica, in maniera un po' negativa. Noi siamo sempre stati abituati a vedere l'azoto principalmente come una grandissima risorsa, una grandissima forza che abbiamo nelle nostre mani per fare produzioni, produzioni anche di qualità. Se voi vedete, vi ho riportato questo schema proprio per farvi capire l'iter dei miei ragionamenti. Come istituto di ricerca siamo stati fondati da Cavour nel 1871, perché il nostro istituto è diventato da cattedra ambulante a istituto di ricerca e sperimentazione agraria a servizio degli agricoltori. Aveva ideato Cavour una sorta di extension service. E nell'atto costitutivo del nostro istituto ci viene raccomandato di studiare la nutrizione azotata e i fertilizzanti. E se voi vedete, questi primi lavori cominciano nel 1878, ricerche di chimico, fisica delle acque del Tevere, esperienza sulla denitrificazione del suolo agrario e via 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 via. Il nostro contributo è un contributo che è stato portato avanti nel tempo per capire la nutrizione azotata e valorizzarla. Perdere azoto significa perdere denaro, perdere azoto significa perdere energia. Al di là dell'andare ad inquinare l'ambiente, l'agricoltore che perde azoto fa qualcosa di negativo innanzitutto per le proprie tasche. Successivamente il professor Tombesi, che è stato praticamente il mio maestro ed ideatore del modello della produttività potenziale a livello nazionale, la prima cosa che ci insegnava era quella di andare a capire quanto dovessimo nutrire le piante per non creare un danno da overdose di nutrizione alle piante, al di là del fatto che si perdevano quantità di azoto nell'ambiente e potevano dare dei problemi. Successivamente, come Ministero dell'Agricoltura, tutta la rete di ricerca nazionale ha avuto una quantità di denaro immenso per studiare che cosa? La razionalizzazione della nutrizione. Il PANDA si basava proprio, il progetto PANDA, coordinato dal professor Sequi, durato per 10 anni a far lavorare praticamente 129 unità operative in tutta Italia, è andato a studiare come effettivamente il suolo entrasse nella valutazione della vulnerabilità delle aree, ma per una sua sostenibilità, nel senso che bisognava mantenere, infatti il PANDA era produzione agricola nel rispetto dell'ambiente, per rendere sostenibile la risorsa. Quindi ecco che abbiamo l'azoto come risorsa, il suolo come risorsa, l'ambiente come risorsa. Queste sono tutte le ricerche che sono state portate avanti e abbiamo fiumi di analisi e di dati in questo senso. Attualmente abbiamo tutta una serie di progetti che ancora una volta il Ministero dell'Agricoltura ha messo in campo, il progetto EFICON, il progetto Monaco, il progetto Relazioni Agricoltura-Ambiente, il progetto RAM. Perché? Perché sono tutte le misure che sono state impostate all'interno dei PSR messe sotto la lente di ingrandimento per vedere se effettivamente rispondono ai requisiti per i quali sono state ideate.
Quello che effettivamente manca in tutto questo, noi facciamo ricerca, quello che manca è l'estrapolazione a livello ambientale e ben vengano delle reti di monitoraggio come quelle che avete messo in piedi voi, perché il passaggio da osservazione di ricerca, da campo sperimentale, da parcella sperimentale ad un'elaborazione del dato in pieno campo è assolutamente fondamentale e di conseguenza è importantissimo doverla andare a realizzare. I pilastri della direttiva nitrati. Stamattina si diceva meno male che i ministeri iniziano a dialogare. La direttiva nitrati l'abbiamo seguita con Giovanni Brunelli quando ancora eravamo giovanissimi tutti e due e la direttiva non era ancora uscita. Lui del Ministero dell'Ambiente, io del Ministero, venivo mandato dal Ministero dell'Agricoltura e ci siamo fatti tutto il nostro iter insieme. Ed è fondata su quattro pilastri, il codice di buona pratica agricola riferimento nazionale emanato dal Ministero dell'Agricoltura pone l'attenzione su quattro punti chiave. Questa mattina abbiamo parlato di tre, manca sempre il quarto, di cui voglio parlare io. La caratterizzazione dell'ambiente pedoclimatico sicuramente, la valutazione della coltura e delle pratiche agronomiche sicuramente, l'andare a impostare un piano di utilizzazione agronomica sicuramente. C'è un altro particolare che dice conoscere e caratterizzare l'elemento fertilizzante e di questo non abbiamo parlato. Qui entra in ballo tutta una serie di progetti che noi abbiamo sempre portato avanti dall'inizio della nostra storia, la cosiddetta tipizzazione delle risorse, e oggi non ne abbiamo parlato per niente. Non è vero che il nitrato quando arriva ad essere nitrato è nitrato, ma non è vero che tutto ciò che arriva al suolo e viene utilizzato equivalente, è tutto molto diverso e prende vie molto diverse e si deve conoscere molto bene per poter arrivare ad un risultato incisivo. Tipizzazione dei prodotti, contestualizzazione del prodotto all'ambiente climatico, comprensione dei cicli biogeochimici dell'ambiente in cui il prodotto viene calato, comprensione delle vie metaboliche, indicatori di impatto, metodologie di analisi per lo studio dello stesso. Non va avanti. Vi ho portato questa fotografia perché è una fotografia storica. Questo è il nostro impianto lisimetrico nella nostra azienda sperimentale di Tor Mancina. Qui, con questi lisimetri, è nata praticamente il modello della produttività potenziale di riferimento alla stesura del decalogo famoso riportato nel codice di buona pratica agricola di riferimento nazionale. Queste le relazioni pianta-suolo che sono molto più complesse di quello che si pensa, perché in realtà nel momento in cui io vado a contestualizzare la mia tecnica agronomica, molto spesso faccio un errore e anche oggi in parte questo errore si è visto. Non vado mai a pensare al suo insieme tutto il sistema. C'è la pianta, ma ci sta il suolo non è soltanto componente fisica e chimica, ma c'è anche la componente microbiologica a carico della quale c'è il ciclo dell'azoto e dal ciclo dell'azoto deriva il bilancio dell'azoto e dal bilancio dell'azoto derivano le perdite e l'efficienza della nutrizione. Ma tutto quanto avviene tra pianta e suolo poi va ad impattare sull'acqua, sull'aria, sulle produzioni, sulla qualità delle produzioni e quindi il sistema è infinitamente complesso. Il funzionamento del suolo, questo lo riportano i sacri testi di ecologia del suolo, praticamente si basa su due principi fondamentali, che sono il bilancio tra la mineralizzazione e l'umificazione della sostanza organica e dal degrado, quindi dalla sincronizzazione con cui questi due eventi avvengono. Tutto questo si ripercuote su cosa? Su tutto ciò che va ad impattare a livello di relazioni
agricoltura, ambiente. Ed ecco qua tutte le diverse legislazioni che vengono ad essere interessate nel momento in cui vanno a fallire questi due caposaldi. Questo vi porto semplicemente un elemento flash e poi la finisco qui. Quando vi dico tipizzare un prodotto, ecco qua cosa significa. Questo è uno studio che noi abbiamo portato avanti in collaborazione con la Regione Lombardia e con la Regione Piemonte, proprio per andare a collaudare determinate norme che loro avevano messo a livello di disciplinare di produzione. Questa tabella riporta praticamente per una serie di concimi definiti, questi sono concimi di tipo minerale ed organico, definiti semplicemente in base al loro contenuto in azoto. Se noi andiamo a guardare questa categoria di concimi che vengono definiti semplicemente concimi non a pronto affetto, troviamo all'interno di questa categoria tutti questi diversi comportamenti che vi fanno vedere come in realtà se io utilizzo male il mio concime vado ad impattare negativamente non soltanto sulla produzione, ma sulla produzione e sull'ambiente, sulla produzione, sull'ambiente, su un vantaggio economico ed energetico, fino ad arrivare ad impattare direttamente sulla sostenibilità del sistema. Il collega della Regione Emilia prima si chiedeva come mai, avendo modificato comunque le tecniche, continua ad ottenere i medesimi risultati. A me non mi stupisce, perché il suolo, quello che dimostra nel momento in cui vengono effettuate le analisi, è praticamente la fotografia di quel momento, di quello che è accaduto e di come tutto il bilancio dell'azoto è andato ad equilibrarsi in quel momento. Il suolo porta memoria. Uno dei problemi maggiori, per esempio, della fitodepurazione è che nel momento in cui io vado a fare un trattamento, alla fine del mio trattamento io vengo ad avere un vantaggio. Nel giro di pochissimo tempo io ritrovo gli inquinanti esattamente nella stessa maniera, perché la matrice suolo mi sta nuovamente ricedendo tutto quello che aveva incamerato. Nella regione Emilia-Romagna, per esempio, nel Panda, noi abbiamo fatto una serie di studi proprio sull'ammonio di intestrato, l'ammonio intrappolato tra i foglietti argillosi, ed andava quest'ammonio a neutralizzare qualsiasi tipo di concimazione noi andavamo ad avere, perché in alcuni siti avevamo una fissazione fino a 700 kg per ettaro, che veniva modulato dalla diversa gestione agronomica nel momento in cui si venivano a realizzare le condizioni ambientali tali che l'azoto potesse uscire o potesse essere di nuovo incamerato. L'ultima slide che vi voglio mostrare è una slide relativa a degli studi che stiamo conducendo attualmente per farvi capire come tutto il sistema è sempre in divenire e mai ci si deve fermare nella conoscenza. Bilancio dell'azoto, vi ho detto, legato al ciclo dell'azoto. Il ciclo dell'azoto a carico delle comunità batteriche del suolo. Questo è uno studio recentemente pubblicato, lì c'è il riferimento, fatto proprio, qui per rispondere anche alla domanda del Presidente di questa mattina relativamente alle colture energetiche. Le colture energetiche hanno bisogno di una quantità di nutrienti spaventosa, per cui facciamole. Queste sono colture legnose fuori foresta. Facciamole, ma hanno comunque bisogno di un apporto enorme, quindi uno studio innovativo è quello di andare a vedere come gli inibitori della nitrificazione mi vanno ad impattare su perdite di vario genere in situazioni di questo genere. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori praticamente che è consolidato da parte della comunità scientifica che il ciclo dell'azoto è a carico di alcune comunità di batteri, non vi vengo qui a descriverle. In realtà, facendo questo studio, è venuto fuori che avevamo una prima parte dei processi di nitrificazione a carico dei batteri e una seconda parte che allungava enormemente il ciclo di nitrificazione di quei determinati prodotti a carico di un'altra comunità di microrganismi del suolo, gli archea,
che fino allora non erano mai stati descritti come microrganismi che potessero intervenire nel ciclo dell'azoto. Cosa significa questo? Che se io pensavo che quella determinata molecola mi durasse 2 mesi, in realtà quella determinata molecola me ne dura 3, 4, 5, e quindi mi fa sballare completamente qualsiasi tipo di modello, qualsiasi tipo di analisi. Quindi la mia raccomandazione in sostanza qual è? Lavoriamo tutti insieme, lavoriamo guardando in realtà nel suo complesso il suolo, la pianta. Un collega della regione Veneto diceva, parlava relativamente alla capacità di compensazione. Io parlerei anche in base alla capacità di resilienza. La denitrificazione ce l'ho nel momento in cui io vado a sbilanciare completamente le mie comunità microbiche. Il suolo è fatto per ossigenare determinate comunità e quindi dare nutrimento attraverso processi di ossidoriduzione di un certo tipo piuttosto che di altro. Se io vado a spingere verso la denitrificazione, primo perdo soldi perché perdo azoto, secondo forse vado a fare qualcosa che mi sta trasformando un sistema aerobico in un sistema anaerobico, e con questo vi ringrazio. Grazie. Grazie mille.